L'impegno straordinario della Questura per l'emergenza alluvione nel Piacentino. Ma è un impegno straordinario della Questura, ma anche dell'Arma dei Carabinieri, ma di tutte anche le altre forze come i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile. Anche gli alpini hanno dato il loro contributo e hanno manifestato la loro disponibilità. Tutto questo qua in un piano di pieno coordinamento che è stato svolto dalla Prefettura e a livello tecnico-operativo anche dalla Questura. Dico solo che come Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri ci siamo perfettamente coordinati, abbiamo cercato di venire incontro a quelle che sono le esigenze dei cittadini, e soprattutto in determinate zone maggiormente colpite, come Bettola, come Farini e altre zone simili. Proprio ieri abbiamo dovuto registrare la chiusura per inagibilità del comune di Farini e della caserma dei Carabinieri e stiamo ancora continuando questi servizi di controllo anti-sciacallaggio del territorio, perché purtroppo quando succedono fatti così gravi e così spiacevoli c'è chi ne vuole approfittare e quindi sotto questo punto di vista abbiamo intensificato i nostri sforzi doverosamente, giustamente e abbiamo anche impiegato il reparto prevenzione crimini di Reggio Emilia in zona per poter affrontare al meglio la situazione.